Eccoci qua, benvenuti e grazie per essere qui con noi. In realtà io sono, per chi non mi conosce, Eleonora, community manager di Talent Garden del campus di Calabiana e ho chiamato questo momento perché qualche mese fa ho avuto modo di rincontrare una persona che ha fatto un po' parte del mio percorso pre-community manager in Talent Garden. Io ho passato gli ultimi 4 anni a far parte del team di Innovation School di Talent Garden, mi occupavo di orientamento e selezione e nel mio percorso ho avuto modo di incontrare Alessandra, una candidata del Master in Growth Hacking, ormai ex studentessa del percorso in Growth Hacking Marketing, che adesso è diventato il nostro Master in Digital Marketing Strategy. E con lei ho avuto questa chiacchiera super interessante sulla realtà di cui adesso è Head of Marketing. Alessandra è parte di Contents.com, una realtà che utilizza intelligenza artificiale per creare contenuti di qualsiasi tipo. Chiamo Alessandra sul palco. Ciao Ciao a Alessandra, tutti, ciao benvenuta. Eleonora. Per chiederle un po' di raccontarci il suo percorso e soprattutto di cosa si occupa Content e come mai oggi siamo qui. Sì, ciao a tutti, grazie Eleonora. È veramente un piacere essere qui con tutta la community Talent Garden oggi. E parleremo in particolare di Contents, senza soffermarci troppo sul mio percorso personale. Siamo il team di Contents, che è una piattaforma SaaS che si basa sull'intelligenza artificiale generativa per la creazione e la trasformazione di contenuti, che possono essere testi, immagini, suoni e altro, il cui scopo è quello di rendere tutti i workflow di generazione di contenuti semplici e soprattutto scalabili. Ma come vedremo, l'intelligenza artificiale generativa è anche una tecnologia che permette di potenziare al massimo la creatività umana, portandola a un livello superiore, grazie proprio all'interazione uomo-macchina. Allora, qui abbiamo una breve agenda di quello che vedremo durante questo webinar. Parliamo introducendo brevemente l'intelligenza artificiale generativa, un piccolo pensiero su quella che è stata l'evoluzione tecnologica in generale, qual è l'attitudine, diciamo, del genere umano attraverso le varie evoluzioni tecnologiche del passato e del presente, applicazioni in ambito marketing dell'intelligenza artificiale generativa. E poi andiamo un po' più nel tecnico, dandovi una panoramica di cosa vuol dire foundation model e middle layer, approccio no prompt, che è l'approccio che seguiamo in Contents, e poi faremo un deep dive nell'arte del prompting, partendo dal text to text e poi molti esempi sul text to image. Finiremo poi con una live demo. Vi presento il team oggi, qui con noi Stefano Romanazzi, Product Marketing Manager, Anna Rodella, linguista computazionale e Max Di Blasi, Product Marketing Manager. E poi ci sono io, Alessandra Piccioni, Head of Marketing. Lascio la parola a Stefano. Ciao, grazie Ale, ciao, ciao Eleonora e benvenuti a tutti gli amici della community Talent Garden. Dunque, il tema di oggi è l'intelligenza artificiale generativa, che è sicuramente il buzzword degli ultimi mesi, visto che se ne parla un po' ovunque, soprattutto a seguito della diffusione di ChatGPT da parte di OpenAI. Ma in estrema sintesi, quando parliamo di intelligenza artificiale generativa, a cosa facciamo riferimento? A algoritmi che sono in grado di creare diverse tipologie di media, immagini, testi, suoni, video e nel futuro vedremo quali saranno le novità. La caratteristica dei modelli di intelligenza artificiale generativa è che sono trainati su un'enorme quantità di dati. Faccio un esempio di GPT-3, ad esempio, che è trainato su 45 terabyte di dati testuali. Ha comportato un esborso economico di milioni e milioni di dollari e allo stesso tempo il contributo di alcuni dei migliori scienziati e ingegneri attualmente disponibili sul mercato del lavoro. GPT-4, invece, che è il suo successore, ed è stato rilasciato in beta circa un mese fa da OpenAI, è stato addestrato su una quantità 6 volte superiore rispetto a quanto accaduto per GPT-3 ed è stato reso anche multimodale, nel senso che non è più in grado di elaborare solo input testuali, ma anche immagini. E questo è sicuramente un cambiamento di estrema importanza.
Sono tutte evidenze che ci permettono di capire anche perché questi modelli sono stati sviluppati solo ed esclusivamente da colossi tecnologici come OpenAI, su cui Microsoft ha recentemente investito 10 miliardi di dollari, e poi Google, che come probabilmente sapete ha rilasciato BART, che è una sorta di contrattacco rispetto a ChatGPT, che però è stato rilasciato con una demo piuttosto infelice, visto che a causa di un errore nella risposta data dall'intelligenza artificiale, Google ha perso ben 100 miliardi di capitalizzazione in borsa, quindi sicuramente non la migliore demo. Ma nel momento in cui ci chiediamo se l'intelligenza artificiale sia o meno il prossimo platform shift, la risposta è assolutamente sì. Quando parliamo di platform shift facciamo essenzialmente riferimento a innovazioni attinenti la nostra attuale società dell'informazione che hanno determinato cambiamenti estremamente rivoluzionari e hanno ovviamente modificato il nostro modo di vivere e pensare. In ordine cronologico, negli anni 90 abbiamo avuto la nascita di internet, nel 2000 il cloud e dal 2010 in poi la diffusione a macchia d'olio degli smartphone. L'intelligenza artificiale generativa è però, tra tutte queste innovazioni tecnologiche, probabilmente la più rivoluzionaria, la più disruptive, e questo è certificato anche da Bessemer Ventures, uno dei venture capital più importanti al mondo, che sostiene che da qui a 10 anni il 66% di tutti i contenuti online sarà generato con questi strumenti. Quindi è inevitabile che, ma lo stiamo già vivendo con le ultime novità, tutti questi strumenti entreranno a far parte della nostra vita quotidiana, soprattutto per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Ma quali sono i fattori che hanno determinato una crescita così dirompente degli strumenti di intelligenza artificiale generativa? Ne menziono tre. In primo luogo, la capacità di performare in maniera pari o superiore a quella degli umani quando si tratta di creare differenti tipologie di contenuti. Il secondo elemento riguarda l'approccio multimodale che caratterizza questi modelli, che possono quindi elaborare input di diverso tipo e restituire output che possono essere testi, immagini, suoni e video, come menzionato in precedenza. L'ultimo elemento è poi l'accessibilità, perché questi modelli sono accessibili tramite API o addirittura in open source. In questo senso basta pensare a Stable Diffusion, che è uno dei modelli principali per la generazione di immagini a partire da un input testuale. Trattandosi di un fenomeno agli albori, mi preme menzionare alcune, diciamo, delle problematiche che caratterizzano l'intelligenza artificiale generativa. Una prima, che si manifesta nella generazione dei contenuti, che in gergo prende il nome di hallucinations, quindi allucinazioni. Si tratta essenzialmente di informazioni scorrette oppure non coerenti rispetto all'input dell'utente, che possono caratterizzare i contenuti che sono generati dalla macchina. In questo senso ha un'importanza fondamentale il concetto di human in the loop, quindi la supervisione umana nel momento in cui si ottiene un contenuto generato dalla macchina. Per cui noi di Contents.com consigliamo sempre il fact checking, quindi assicurarsi che il contenuto generato non contenga errori piuttosto grossolani. Un secondo aspetto problematico è sicuramente la privacy. Come sappiamo, il 31 marzo il garante italiano ha deciso di sospendere l'utilizzo di ChatGPT qui in Italia, e in questo senso bisogna considerare che il GDPR è sicuramente la normativa più stringente in materia di protezione dei dati personali, ma a tal proposito ci tengo a sottolineare che l'utilizzo delle API di OpenAI e comunque di altri strumenti non determina la raccolta di dati da parte degli utenti, quindi in questo senso contents.com è sicuramente GDPR compliant. Adesso passo la parola ad Anna Rodella, la nostra linguista computazionale. Ci sei, Anna? Sì. Sì, ci sono, ma è Ale in realtà. Oh, scusami, sì, scusate, mi sono confuso. È Alessandra. Eccomi. Allora, parliamo un attimo di evoluzione tecnologica, passato e presente. In che senso? Facciamo una piccola digressione e qualche analogia con la tecnologia più in senso ampio, che non solo quindi parlando strettamente di intelligenza artificiale, ma partiamo da qui. Quante volte avete sentito parlare di intelligenza artificiale, cioè GPT, negli ultimi 4 mesi? Credo infinite volte, perché l'hype generato ha avuto una portata incredibile nel bene e nel male. Oggi non vogliamo star qui a divinizzare né a demonizzare l'intelligenza artificiale
parlando di come una futuristica intelligenza artificiale senziente eliminerà il genere umano, che è una delle polemiche uscite fuori ultimamente, e qui ben rappresentata da questo artista, tra l'altro italiano, con questo video che è diventato virale. Ma in realtà è più, vuole essere più una riflessione su come non approcciarsi a qualcosa di nuovo in modo impaurito, fra virgolette. L'uomo rispetto alle evoluzioni tecnologiche non scoperte, invece, ne ha avuto sempre un pattern ripetuto. Impariamo, scopriamo qualcosa di nuovo e di utile. Ci specializziamo nell'utilizzo di questa nuova scoperta o invenzione e lo diversifichiamo, e poi cerchiamo di rendere le operazioni e l'utilizzo della nuova invenzione sempre più semplici e più rapide, per poter avere in quantità maggiore l'unica risorsa scarsa che tutti abbiamo, e cioè il tempo. Perché lo facciamo? Perché chiunque di noi, qualunque sia il motivo latente, che sia lo scienziato per avere più tempo per studiare o un sales manager perché ha bisogno di fatturare di più, ha bisogno di tempo. E ottenere tempo aggiuntivo cosa permette? In definitiva, qualunque sia il goal finale, permette di migliorarsi o migliorare la propria condizione. Continuiamo il nostro excursus nell'evoluzione della tecnologia e l'accostamento all'intelligenza artificiale generativa, per porci magari anche una piccola domanda che riguarda uno delle tante polemiche di cui si è parlato, parlando proprio di scrittura e intelligenza artificiale. Quindi i copywriter diventeranno rari come i panda, perderanno il lavoro, diventeranno incapaci di scrivere, o addirittura diventeremo tutti incapaci di pensare. Ragioniamo un po' per analogia su qualcosa di sì, sicuramente distante, qual è il mondo della musica, per scoprire diciamo che anche in altri campi ci sono state delle evoluzioni tecnologiche più o meno passate in sordina, ma che hanno avuto degli impatti dirompenti. Io non sono così vecchia, ma lo sono abbastanza per potermi ricordare come andavano le cose nel mondo della musica negli anni Ottanta. Sicuramente per poter cantare, registrare un disco, dovevi essere un cantante intonato, quantomeno, comunque un musicista che sapeva utilizzare bene il proprio strumento. Perché? Perché qualsiasi imperfezione veniva fuori. La prima rivoluzione grandissima c'è stata a fine anni 90, nel 97 per la precisione, quando Antares Audio Technologies crea il software chiamato AutoTune. Cosa succedeva? Che a quel punto voci meno dotate possono suonare bene su un disco, perché l'AutoTune permette di correggere l'intonazione o mascherare alcune imperfezioni della voce. Possiamo capirne l'impatto? Perché se pensiamo ad artisti di un passato antecedente, quali Bowie, Beatles, ad esempio, non avevano mai avuto bisogno di questo tipo di correzioni, però anche a un prezzo differente, perché le registrazioni venivano fatte in più di una sessione, potevano durare anche più settimane. Con l'ingresso di AutoTune si riducono i tempi, quindi restituiscono tempo ai lavoratori, risorse, energie e ovviamente risparmio. La prima canzone, se vi ricordate, Believe di Cher, è stata proprio Believe di Cher ad essere stata prodotta con l'AutoTune. Si sentiva questo effetto un po' diverso rispetto al solito, ma non è stato mai dichiarato in quegli anni, in quei primi anni, di cosa si trattasse. Poi c'è un'altra parentesi, la musica dal vivo, lì niente poteva essere mascherato, ed è stato così fino ai giorni nostri praticamente. Ma parlando dell'AutoTune, qual è stato il merito, se ce n'è stato uno? Avrei stravolto completamente qualcosa della tradizione nel musicale, perché se all'inizio è stato utilizzato solamente per togliere alcune imperfezioni vocali, poi nel tempo si è rivelato uno strumento che ha ampliato, diciamo, la creatività in ambito musicale, tanto che fino ai giorni nostri è stato utilizzato per stravolgere completamente le voci, diventando quasi uno strumento esso stesso.
Ora vorrei andare avanti e divagare anche sulla parte della musica dal vivo. Voglio solo dirvi molto brevemente che anche nella musica dal vivo c'è stata una rivoluzione. Quindi se fino ai tempi recenti dal vivo veniva smascherato tutto, questo non è più vero assolutamente. Tutto grazie a enormi passi avanti nella tecnologia che permettono risultati strabilianti anche dal vivo per tutti quei musicisti che non hanno le capacità, che sia la batteria, la voce, il basso, viene tutto assolutamente mascherato e forse solo gli esperti del settore riescono a riconoscerlo, e questo avviene sia proprio dal vivo durante i concerti che nelle apparizioni in TV dal vivo. Ultima grande rivoluzione e messaggio rivoluzionario è stato dato da Spotify, che è nato circa 10 anni, cioè che è venuto circa 10 anni fa in Italia. La promessa di Spotify fondamentalmente qual era? Chiunque può diventare un artista, chiunque può incidere un disco e chiunque può farci dei soldi. Ovviamente è un messaggio un po' mistificatore, nel senso che se è vero che ha dato a disposizione una tecnologia per cui tutti potenzialmente sono potuti entrare nel mondo della discografia, d'altro canto non è vero che tutti ne hanno guadagnato. Allora qual è l'analogia che poi voglio fare anche col mondo dei copywriter? Un copywriter mediocre rimarrà un copywriter mediocre anche con l'intelligenza artificiale. E perché? Perché un copywriter talentuoso nel frattempo, con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, avrà segnato assolutamente il passo, aumentando il valore del proprio lavoro per se stesso e per gli altri. Perché, come abbiamo detto, l'intelligenza artificiale generativa ha il potere di potenziare la creatività, ma di chi il talento ce l'ha. È fondamentale capire che non bisogna pensare a come contrastare l'intelligenza artificiale e i suoi possibili effetti negativi, ma piuttosto come abbracciare l'evoluzione tecnologica portata dall'intelligenza artificiale, perché il prezzo da pagare per chi non vorrà abbracciare questa tecnologia sarà sì rimanere indietro ed escluso. Bisognerà capire come utilizzarla a proprio vantaggio e a vantaggio della comunità, ecco, per così dire. Pensate che ad oggi il 25% degli utilizzatori della nostra piattaforma dichiara di essere un copywriter. Applicazioni nel marketing. Immagino che tra di voi ci siano tantissimi professionisti del marketing a vario titolo, in vari ruoli, e non vogliamo essere esaustivi con questa lista di task che si possono eseguire con l'intelligenza artificiale generativa. Vuole essere solamente uno spunto. Condivideremo poi con voi questo materiale, quindi potrete rileggerlo. Quello che mi preme qua dire è che al di là dei singoli task che possono essere la generazione di immagini, di articoli, di blog post, call di mail e altro, è importante capire che con l'intelligenza artificiale generativa è fondamentale il concetto di test and learn. Più viene utilizzata e più vi accorgerete che nei vostri workflow giornalieri potrete inserire ulteriori utilizzi rispetto a quelli elencati, che sono quelli di base. Grazie, passo la parola ad Anna. Grazie Ale, ora tocca effettivamente a me. E dunque, io sono linguista computazionale, e un linguista computazionale non è una figura mitologica, ma è un professionista che lavora nell'ambito delle tecnologie del linguaggio. Si tratta di una figura ibrida e trasversale tra linguistica, intesa come studio scientifico del linguaggio, e informatica. Nella pratica, il linguista computazionale può specializzarsi in ambiti diversi, come semantica computazionale o tecnologie di text-to-speech o speech-to-text o traduzione automatica. Io in Contents mi sono specializzata nell'ambito della Natural Language Generation e del Prompt Engineering, quindi nella generazione automatica di contenuti testuali, e mi occupo dello sviluppo dei prodotti NLG fino alla fase di testing. Sostanzialmente il mio compito è quello di rendere accessibile a un pubblico targetizzato e con diversi bisogni ciò che Foundation Model, come GPT-4 di OpenAI, generano, ovvero output generici. Un Foundation Model non è altro che un modello di grandi dimensioni, caratterizzato da un numero molto alto di parametri, preaddestrato su una ingente quantità di dati non etichettati, quindi privi di etichette o tag che ne identificano caratteristiche, proprietà o classificazioni, e adattabile ad una varietà di task diversi. La caratteristica di questi modelli è che, e la cosa che li rende particolarmente funzionali, è che possono essere addestrati su un ampio dataset a svolgere compiti generici,
ed essere successivamente adattati ad una specifica funzione o task a seconda delle esigenze specifiche. Quindi io, in quanto linguista computazionale, mi pongo esattamente a metà strada tra questi grandissimi modelli e le singole esigenze degli utenti. Quindi attraverso prompt o dataset ad hoc, indirizzo al meglio le capacità predittive del modello, verticalizzandole su un certo task. In sostanza, cerco di lavorare il prompt perfetto per ottenere dalla macchina l'output più adeguato possibile. E un aspetto fondamentale da cogliere è che Contents si pone come livello intermedio tra foundation model e utente finale, facilitando il processo di interazione tra utente e modello, al fine di semplificare il suo processo creativo e permettendogli di trarre il meglio da questi potenti strumenti. Per capire l'importanza del ruolo di Contents, e facendo un esempio molto banale, provate a pensare al foundation model come se fossero Ferrari. E provate ora a immaginare questa Ferrari guidata dal signore in pensione che guarda i cantieri con le mani dietro la schiena e la stessa Ferrari guidata da Leclerc. Ovviamente l'automobile rimane la stessa, ma Leclerc è certamente in grado di sfruttare maggiormente il potenziale di una Ferrari. E quel che facciamo noi in Contents è calibrare questi modelli in modo tale da adattarli alle richieste dei nostri clienti, fornendo quindi dei prodotti finiti che generano contenuti di diversa tipologia, quindi testo, audio o immagini, in lingua nativa. Contenuti in lingua nativa significa che non lavoriamo solo in inglese e poi traduciamo, ma i prompt e i dataset che usiamo in fase di calibrazione, che vedremo a breve, sono nella lingua target. E questo è un elemento che ci contraddistingue particolarmente rispetto ai competitor, soprattutto quelli statunitensi, che si caratterizzano per un approccio linguisticamente anglocentrico. Questi prodotti sono quindi ideati e strutturati da Contents e sono caratterizzati da un alto livello di personalizzazione. E inoltre ciò che Contents offre è un'orchestrazione di contenuti, quindi una gestione del contenuto a partire dalla sua generazione, passando per un controllo qualità da parte di profiler professionisti, fino ad arrivare alla distribuzione attraverso connettori ad hoc. E come abbiamo detto, Contents non utilizza i foundation models in purezza, ma li calibra. E questa calibrazione consiste in una fase di retraining, preliminare alla fase di generazione effettiva dei contenuti. E può avvenire attraverso diverse modalità, in base alla tipologia di modello utilizzato e alle necessità specifiche. In generale abbiamo due possibilità, o utilizziamo un prompt strutturato, oppure utilizziamo un dataset. Che cos'è un prompt? Un prompt non è altro che l'istruzione fornita in input al modello per generare l'output desiderato. Sostanzialmente il prompt è il mezzo di comunicazione che dobbiamo utilizzare per comunicare con il modello e interrogarlo. Esistono diverse tipologie di prompt, quello più semplice è lo zero shot, ovvero la semplice istruzione. Ad esempio, se si vuole generare una descrizione prodotto, l'istruzione banalmente potrebbe essere scrivi una descrizione prodotto sulla base dei seguenti dati, borsa, di pelle, Michael Kors, nera. Abbiamo poi il prompt one shot, in cui oltre all'istruzione viene fornito anche un esempio di output desiderato, quindi secondo l'esempio precedente, insieme all'istruzione viene anche fornito un esempio di output atteso, quindi la descrizione prodotto effettiva che ci aspettiamo in output. Infine abbiamo il prompt few shot, in cui vengono forniti esempi di input e output desiderati, solitamente entro i 10 esempi. In alternativa al prompt si può fare fine tuning del modello su un dataset, ovvero un corpus di dati, solitamente parliamo di una centinaia di esempi, 100-200, per addestrare il modello a svolgere un compito specifico. Il dataset quindi è essenzialmente una collezione di dati in formato tabellare, come un banale Excel, ed è strutturato in modo tale da essere rappresentativo del compito che il modello deve svolgere in termini di input e di output. Quindi, per esempio, rimanendo in tema descrizione prodotto, se il modello deve generare delle descrizioni prodotto a partire da un elenco di parole chiave, una colonna del dataset conterrà le parole chiave stesse, quindi l'input, e una colonna le possibili descrizioni prodotto in output, quindi l'output desiderato, e su ogni riga avremo input e output corrispondente. E una nota importante è che gli output che mostriamo al modello in fase di retraining devono assolutamente avere le stesse caratteristiche che ci aspettiamo dagli output che verranno generati. Esempio semplice, se ho bisogno di una descrizione prodotto di 50 parole, nella fase di retraining mostrerò al modello degli esempi di descrizione prodotto esattamente di 50 parole. E il fatto interessante è che non c'è un approccio migliore di un altro in termini assoluti, ma in base alle caratteristiche peculiari del progetto si utilizzerà la strategia che è più funzionale al progetto stesso.
E a prescindere dall'utilizzo di prompt o di dataset in questa fase di calibrazione, i prodotti AI si basano sempre su due elementi imprescindibili, ovvero l'input e l'output. E l'output dipende sempre dall'input, e ecco perché il ruolo dell'input è così fondamentale e deve sempre essere adeguato all'output atteso. E soprattutto la regola d'oro è garbage in, garbage out, ovvero se i dati di input non sono strutturati adeguatamente, è quasi certo che il risultato ottenuto non sarà quello atteso. E con questo passo la parola a Stefano. Grazie Anna, tu non hai sbagliato. Comunque, insomma, da questa analisi di Anna avete capito che la relazione uomo-macchina può essere particolarmente complessa, soprattutto per come si deve parlare alla macchina per ottenere un contenuto che sia sempre, qualitativamente elevato. E inevitabilmente, nel momento in cui ci si approccia ai prompt, si può provare notevole frustrazione. Poi, quando si ottiene il risultato, perché effettivamente potrebbe non essere confacente rispetto alle aspettative dell'utente. E noi, diciamo, in Contest.com abbiamo sviluppato una piattaforma che è basata sul principio del no prompt, che significa che la strutturazione del prompt non è in capo all'utente e quindi evitiamo sia la frustrazione e magari la perdita di tempo che un utente dovrebbe sperimentare nel cercare di creare il prompt perfetto, e offriamo una interfaccia che è assolutamente semplice e fa sì che l'utente con un input veramente basilare possa ottenere un contenuto qualitativamente elevato. Faccio un esempio concreto. Qualora un utente fosse ad esempio interessato a generare una scheda prodotto e utilizzasse ChatGPT, cioè o eventualmente il playground di OpenAI, sarebbe chiamato a strutturare il prompt secondo una struttura specifica, che molto probabilmente l'utente non conosce neanche. Andando poi a strutturare un prompt in maniera un po' sommaria, il risultato sarebbe abbastanza scadente e ciò determinerebbe quella che menzionavo prima, ovvero una sensazione di forte frustrazione. Noi cosa facciamo? Ci prendiamo in carico la parte di strutturazione del prompt attraverso un'attività che prende il nome di prompt manipulation. Quindi quello che fa il team di Anna assieme al nostro team di data scientist è andare a creare dei prompt standard in base alla tipologia di contenuto che garantiscono una generazione con uno standard sempre qualitativamente elevato. Ritornando all'esempio che stavo facendo, sulla nostra piattaforma per generare una scheda prodotto sono necessarie solo ed esclusivamente delle keyword da 3 a 7 separate da una virgola. E questo garantirà all'utente un contenuto di questo tipo, quindi una scheda prodotto che avrà un tono persuasivo, come giustamente le schede prodotto devono essere per far sì che su un e-commerce venga aumentata la vendita di uno specifico prodotto e abbia una lunghezza che tendenzialmente oscilla tra le 80 e le 100 parole. Questo approccio a no prompt, che è appunto adottato su tutta la piattaforma, quindi su tutti i tool, l'effort dell'utente è praticamente minimo e il risultato è sempre massimo, e comporta tutta una serie di vantaggi in termini di risparmio di tempo, risparmio di risorse e allo stesso tempo potenziamento della creatività umana. Perché in questo senso, è possibile, noi facciamo sì che l'utente non si focalizzi sulla parte che può determinare più frustrazione, quindi la creazione del prompt, ma sulla parte successiva, quindi ciò che menzionavo in precedenza, assicurarsi che le informazioni contenute all'interno del contenuto generato, quindi scuso per il gioco di parole, siano assolutamente pertinenti e soprattutto non contengano errori grossolani, le cosiddette allucinazioni. Adesso passo la parola a Max, questa volta non mi sono confuso. Grazie. Bravo Stefano. Allora, ciao, ciao amiche e amici di DTAG. Allora, possiamo passare a una parte di teoria pratica e vedere come si fanno dei prompt per l'AI, cioè come si parla in modo chiaro all'intelligenza artificiale. Sembra molto basilare, ma all'inizio bisogna avere un approccio molto semplice, come se si stesse parlando a un bambino alle elementari. Quindi bisogna essere molto chiari e concisi. Il prompt deve trasmettere chiaramente ciò che volete che l'IA faccia. E bisogna evitare informazioni non necessarie proprio per questo motivo. Poi è fondamentale pure fornire un contesto
bisogna dare informazioni sufficienti per far comprendere il compito alla macchina e aggiungere le informazioni base o la specificazione del tipo di risposta che si sta cercando. Poi, beh, naturalmente è anche fondamentale usare un linguaggio specifico, perché così entriamo più dentro l'argomento, il topic di cui vogliamo parlare, e non usare ambiguità ed evitare un linguaggio che potrebbe essere interpretato in più modi. Infine, una delle cose che io consiglio sempre quando faccio le demo ai miei clienti, ai nostri clienti, è quella di essere pazienti, perché magari si fa un input anche preciso, perfetto, un prompt perfetto, ma l'output non è quello che desideriamo, non bisogna spazientirsi, ma riprovare, soprattutto si vedrà anche sul text to image bisogna provare più volte, fare più prompt per poter trovare l'output che si desidera. Molto importante, come ha ripetuto sia Stefano ma anche Anna, è rileggere sempre, quando parliamo di testo, rileggere sempre quello che viene proposto all'IA, perché può fare allucinazioni, può esserci qualcosa che non è vero, quindi fare fact-checking e controllare che la notizia, l'informazione generata sia realmente vera. Come vi ha proposto prima Stefano, noi in Contents usiamo un approccio diverso, che è quello definito del no prompt, ovvero ottenere un testo SEO-friendly in questo caso, scrivendo un comando semplicissimo, inserendo solamente l'argomento principale. Attraverso la nostra messa a punto fatta da Anna e dagli altri linguisti che lavorano con noi, restituiamo 5-6 concetti. Qua, per esempio, il prompt è semplicissimo: scrivi un articolo sullo spreco alimentare. Quello che ti restituisce Content sono 5 H2, 5 sottotitoli, che sono i 5 mini argomenti che andrà poi a elaborare. Questi argomenti sono possibili da modificare, da cambiare se non ci piacciono, o anche da integrare aggiungendone qualcun altro se ne vogliamo altri in più, insomma, per avere un testo un po' più lungo. Questo è proprio l'approccio no prompt che abbiamo. Adesso, infatti, però, da noi, se vuoi essere un po' più nerd, diciamo, come lo sono anch'io, se vuoi fare un prompt un po' più ciccioso, un po' più grosso, si può anche fare in su Contents. Quello che consiglio come struttura basilare è questa qui, che è argomento generale, quindi come prima scrivi un articolo sullo spreco alimentare, poi scrivere il soggetto e parole chiave che io vuoi che, voi, che nell'articolo SEO friendly siano inserite, i punti da sviluppare, che è il concetto che abbiamo visto prima, che sono gli H2 che nella fase no prompt vi restituiamo noi automaticamente, e poi inserire anche il tone of voice per cercare di dargli un po' più di colore al testo che si vuole avere. Questo è uno stile. Una struttura che potete riprendere nel caso in cui vogliate essere un po' più specifici e avere un po' più di specificità nel testo, insomma. Text to image, che è una delle cose che mi piace di più, ovvero come generare immagini attraverso un testo, è esplosa tantissimo in questo periodo con vari modelli. Noi abbiamo il nostro tool che è YART sulla piattaforma. E molte volte all'inizio è molto complesso a me creare immagini che ci piacciono. Quindi, dopo vari test sono arrivato a due tipi di approcci. Uno di questi è partire da un'immagine che si vuole ricopiare. Io ho preso l'immagine che mi avete segnato alla vostra destra, e quindi avere uno spunto, insomma. C'è un tool molto interessante che adesso integreremo a breve sulla nostra piattaforma, che si chiama Clip Interrogator 2, che semplicemente è un image to text, cioè vuol dire che dall'immagine la macchina mi rifornisce il testo, cioè il prompt che vede, cosa vede l'intelligenza artificiale in quelle immagini lì. Come potete vedere, la prima immagine in alto, la macchina mi ha restituito delle keywords. Che sono a group of people walking down a street next to a tall building, a digital rendering, Beyoncé contest winner, environmental art, eccetera, eccetera, eccetera. Io da qui, questo prompt non è perfetto, non è copy, non fai copia e incolla, però mi fa capire quali keywords importanti posso andarmi a riprendere. Per esempio, voglio un digital rendering, perfetto, lo prendo. Uso il superlativo Beyoncé Contest Winner, perché mi sto dicendo questo è un'opera d'arte di un vincitore di Beyoncé, che è un sito di design che immagino conosciate.
Quindi posso riprendere questi tipi di keywords e andare a riusare per poter rifare la mia immagine. Io volevo fare il bosco verticale di Milano. Come vedete sotto, il mio nuovo prompt è stato più o meno molto simile. C'è un gruppo di persone che camminava vicino alla strada con dei palazzi molto alti e della vegetazione sui balconi. Era palesemente per poter fare un bosco verticale renderizzato e sono riuscito a farlo inserendo queste keywords. Takeout è usate sempre del superlativo, scrivete nomi di contest, nomi di artisti per avere una qualità dell'immagine che alla fine sia superiore. Questo è un consiglio che vi do. Secondo approccio, invece, che è ancora un approccio molto più nerd, è stata una roba che ho un'illuminazione che ho avuto di notte, è quello di far fare i prompt all'intelligenza artificiale. Noi abbiamo iChat su Contents con cui si può parlare e quello che ho messo io non sono un interior designer, io non sono una mazza di design, non sono un architetto. Chi è che ne sa più di me? L'intelligenza artificiale ne sa un sacco. Quindi perché non istruire l'intelligenza artificiale a fare dei prompt per il text to image? Quindi cosa ho fatto? Ho usato la tecnica che prima Anna ci ha chiamato few shot o one shot. In poche parole gli scrivi un prompt chiedendogli di fare un prompt, scusatemi, per il text to image, dandogli un esempio di come debba essere strutturata e scrivendo di quell'argomento. In questo caso, scrivere un buon prompt per l'IA, per un'IA che crea immagini dal testo, l'immagine è la copertina di un articolo su interior design. Questo è un esempio. Living room with the French windows, eccetera, eccetera, eccetera. Puoi usare parole o concetti diversi, scrivi solo una risposta. Quello che mi ha dato come output da questa richiesta testuale è il testo che vedete in bianco, in alto, che è un living room con large windows, l'immagine che mi ha creato iArt è questa qui sotto. Quindi il senso è, non avete tutte le informazioni per creare un'immagine di un tipo di argomento, potete usare l'intelligenza artificiale per potervi creare e darvi più pattern, anche se non li conoscete, per crearvi un prompt per l'intelligenza artificiale text to image per avere più pattern, avere più idee, insomma. Da questo punto, in Contents, ringrazio Juan, scusatemi, il nostro mio collega, ha fatto una bellissima tabella per poter fare dei prompt. Questo è un altro approccio che si può fare, creare una tabella per poter creare dei prompt automaticamente. L'esempio che portiamo qui sotto è composto da una tabella che dice soggetto, cosa voglio, un cane, un gatto, il medium, voglio una fotografia, un dipinto, un digital render. Che tipo di stile voglio, i dettagli, la luce, i colori, la risoluzione dell'artista e il website. L'artista e il website, come vi ho detto prima, sono molto fondamentali perché questo modello è stato trainato su tante immagini, anche di artisti. Per esempio, se si vuole ricopiare lo stile di Van Gogh, lo si può fare citandolo, o anche lo stile di un fotografo, lo si può citare e l'intelligenza artificiale può riprodurla in quel caso. Website invece è più specifico per. Quando voglio robe più artistiche, posso mettere ArtStation, Behance, Pixabay se voglio una foto, Pexels, comunque i free stock immagini che sono la macchina è stata trainata proprio su quei siti lì. Niente, possiamo passare alle demo adesso. Quindi è Stefano, vieni qua Stefano con me, va? Eccomi Max. Allora, condivido lo schermo così possiamo guardare la piattaforma. È in condivisione, giusto Max? Mi confermi, lo vedi? No. No, sì, Sì. ok, ora sì, perfetto. Ok, dunque qui c'è uno spaccato della piattaforma. A livello di principio, al di là del no prompt, noi abbiamo creato questa piattaforma per far sì che potesse essere un unico portale di accesso per le aziende per gestire tutte le loro esigenze a livello di contenuti, soprattutto per finalità di marketing. E sulla sinistra c'è una prima distinzione tra i servizi puramente AI e poi i servizi ibridi, perché in alcuni casi, dopo la generazione del contenuto da parte delle AI, offriamo anche un ipotetico proofreading che viene effettuato da una rete di proofreader che è parallela, diciamo, alla nostra piattaforma. Mi focalizzo però sui servizi AI. Come vedete, ce ne sono vari, ognuno per una specifica finalità. AI Chat è essenzialmente una sorta di clone di ChatGPT.
AI Art è il tool dedicato alla generazione delle immagini che poi vedremo con Max. Audio testo è uno strumento che permette di convertire contenuti testuali in contenuti audio e viceversa. E infine traduzioni è semplicemente uno strumento di machine based translation che permette di tradurre i contenuti in più di 25 lingue. A tal proposito, l'ha già menzionato prima Anna, ma ci tengo a farlo anch'io, l'approccio che adottiamo sulle lingue che supportiamo in piattaforma per la generazione dei contenuti, che ora come ora sono... abbiamo alcune lingue che sono premium, ovvero l'italiano, l'inglese, il francese, lo spagnolo, il portoghese brasiliano e il tedesco. Per tutte queste lingue utilizziamo dei dataset nativi, quindi il contenuto non viene mai generato in inglese e poi tradotto, ma è nativamente generato in ciascuna lingua. Passando alla demo concreta, non ho menzionato AI Writer perché l'idea di AI Writer è di essere una repository di template che vanno a coprire use case che sono ovviamente utili per finalità di marketing. Qui ne vediamo alcuni, quindi possiamo creare differenti tipologie di mail, proprio schede prodotto per Amazon oppure piuttosto generiche, copy per diversi social media, copy per l'advertising, quindi qui vedete Google Ads, Ads Line, Google Ads Description, giusto per fare alcuni esempi, e poi abbiamo tutta una serie di tool che hanno finalità diverse come il Content Rewriter, il Summarizer, Pros and Cons e così via. Quindi come vedete c'è una raccolta piuttosto onnicomprensiva che va a coprire use case che sono solitamente rilevanti per le aziende per le finalità di marketing. Mi focalizzo prevalentemente su due use case, ovvero SEO Article, che è pensato per creare articoli che presentano tipicamente una struttura ottimizzata per la SEO, quindi introduzione, subheading, paragrafi e poi conclusione, in cui noi abbiamo deciso di adottare un approccio particolare che vedremo a brevissimo. Come si ottiene un contenuto con SEO Article? Dunque, si parte da una semplice istruzione e, rimarcando il concetto del no prompt, scriverò un'istruzione semplicissima, come ad esempio spreco alimentare. Qualora invece utilizzassi un altro strumento, dovrei riflettere su quale sia il prompt migliore per ottenere un contenuto che presenti la struttura che vi ho delineato prima, e potrebbe essere molto tedioso. Quindi, una volta definito il topic su cui mi voglio focalizzare, in questo caso inseriamo l'istruzione che è spreco alimentare, ma dietro questo input che io sto inserendo c'è il prompt che è stato creato da Anna e dal team di linguisti computazionali per quanto riguarda la struttura del prompt, e poi costruito a livello tecnologico dal team dei nostri data scientist. Seleziono il linguaggio, la lunghezza, 500, 1000 oppure 2000, e quello che accade qui una volta dato il via, lo vedremo a brevissimo, è che l'IA restituisce una serie di subheading che ipoteticamente potrebbero andare a costruire il contenuto. Quello che noi offriamo agli utenti qui è la possibilità di personalizzare al 100% il contenuto, aggiungendo un numero maggiore di subheading, fino ad un massimo di 7, e dando all'utente la possibilità di personalizzare ogni singolo subheading per far sì che il contenuto sia al 100% in linea rispetto a quello di cui l'utente ha bisogno. Ipotizziamo che questi subheading vadano bene, do il via alla generazione del contenuto, è stato tutto confermato. Tendenzialmente la generazione impiega un massimo di 30-45 secondi, perché come spiegava prima Anna, tra noi e i foundation models che utilizziamo c'è un layer che riguarda la customizzazione della tecnologia, perché non la utilizziamo così com'è, ma andiamo ad adottare una customizzazione sia a livello di lingue native, quella che vi ho menzionato in precedenza, e sia poi nell'output che viene restituito dalla macchina, che vedremo a brevissimo. Eccolo qui. Quindi, come vedete, è stato generato un contenuto che ha una lunghezza di circa 1000 parole con i subheading che erano stati mostrati in precedenza. Quindi qui c'è una piccola introduzione che magari adesso vi lascio leggere qualche secondo. I subheading che erano stati generati nella fase precedente e infine la conclusione che riguarda questo contenuto.
Ovviamente qui diamo all'utente la possibilità di modificarlo come vuole, quindi andando ad inserire magari bold, corsivo o particolari sottolineature, bullet point, qualsiasi cosa. Quindi assoluta personalizzazione, e capite bene che ottenere un contenuto di circa 1000 parole in 30 secondi, che magari potrebbe essere utilizzato sul magazine di un'azienda, è assolutamente un game changer rispetto a scrivere un contenuto da scratch. Un'altra cosa interessante è che qualora io ripeta lo stesso procedimento che ho fatto ora, quindi utilizzando lo stesso input, il risultato sarà diverso. Quindi l'utente può anche cimentarsi nel provare lo stesso input diverse volte e poi andare a combinare i contenuti che ha ottenuto per ottenere quello che è più confacente rispetto alle sue aspettative. Quindi questo è il risultato che dà SEO Article. Ritornando ai writer, un altro use case su cui volevo focalizzarmi è quello relativo ai social media. Questo è ovviamente un tool pensato per scrivere delle semplici caption per differenti social media. In questo caso ne offriamo quattro, che sono Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter, e anche qui si ripresenta il discorso del no prompt, perché chiediamo agli utenti di inserire un semplicissimo input senza andare a cervellarsi su come strutturare il prompt. In questo caso potremmo provare con proviamo in inglese magari, e facciamo corporate sustainability. Ok, selezioniamo Instagram, il linguaggio è inglese. Come vedete c'è l'autodetect in base a quello che viene digitato. E in questo caso si otterrà una caption che è specifica per Instagram, quindi avrà gli hashtag, lo vedrete a breve, anche delle emoji, quindi sono già considerate dal motore, eccolo qui. Do la possibilità di leggerlo, quindi vedete una piccola caption per, in questo caso il tema selezionato era corporate sustainability, che poi può essere utilizzata per promuovere uno specifico post su Instagram o anche un prodotto potenzialmente. L'idea è che sia un punto di partenza affinché poi l'utente possa customizzarlo in base alle sue necessità. Però anche in questo caso trovare immediatamente un tone of voice che sia adatto a un social media non è propriamente facile. Quindi qualora si sperimenti la famigerata sindrome della pagina bianca, questo strumento, come anche gli altri che offriamo in piattaforma, sono un valido alleato per superare questo problema e dare il via al proprio processo di creazione contenuti. Ok, Max, passerei a te su AI. Vuoi mostrarlo tu? Lo facciamo insieme, bravo. Ok, facciamo così, facciamo vedere. Il concetto è simile a quello che diceva Stefano per iWriter. Si può fare sia un no prompt, ma oppure avere dei prompt strutturati come vi ho fatto vedere prima. No prompt in questo caso si può fare selezionando lo stile fotografico. Per esempio c'è il menu a tendina dove sono 5 stili da selezionare, e facciamo un prompt semplicissimo chiedendo di fare una fotografia di un gatto siamese, per esempio, scrivendo anche in italiano. Io la fissa di scrivere in inglese perché tutti i prompt partono sempre dall'inglese, noi ovviamente facciamo i nostri calcoli, quindi si può fare un gatto siamese, giusto? Sì, semplicissimo, senza paura, generate image, poi si può generare un'immagine di 3 dimensioni, da 256 pixel per 256 fino a 1024 per 1024. Si può chiedere anche di farne di più, perché come vi ho detto prima, magari fanno 2 o 3, Stefano. Magari ho già generato. Ok, va bene, allora non so. Magari l'output non è quello desiderato, però questo è un no prompt. Nel caso in cui l'immagine non venga bellissima, si può ridefinire, infatti come refreshare la pagina, mi sa, e trovare, no, basta che se sì, va bene, qua si vede già un gatto siamese fuori da una finestra, insomma. E qui ritorna il concetto dell'allucinazione, che la finestra se l'è un po' immaginata. Va bene, perché comunque fa i suoi calcoli randomici. Noi in mezzo non possiamo fare chissà che cosa, intelligenza artificiale randomica, tu gli dai un input ma poi lui si fa i suoi viaggi, insomma. Se vogliamo provare qualcos'altro possiamo provare un prompt strutturato, per esempio possiamo scrivere una foto ravvicinata di un hamburger, poi gli diamo dettagli
gli scriviamo luce naturale, mettiamo anche patatine fritte, proviamo a scrivere cose un po' che ci vengono in mente e generiamo l'immagine. Poi se vogliamo uno stile particolare, per esempio, cambiamo, mettiamo una fotografia, vediamo una foto, facciamo un dipinto stile Van Gogh, dai, così è un po' più strutturato. Se non guarda, quindi facciamo un dipinto, non più una foto, ok. Sì, un dipinto stile Van Gogh di un hamburger. Facciamo così che viene qualcosa di diverso. Devo ravvicinato, scusami Stefano, ti ho confuso. Yes, certo. Naturale. Painting e via. Facciamo le due immagini magari anche un po' più grandi, così vediamo cosa esce fuori. E dovrebbe girarti un'immagine di hamburger fatta con lo stile di Van Gogh. Ci mette... No, perché è paura. È arte, può essere qualsiasi cosa, è importante che venga fuori qualcosa di con quello stile lì. Poi bisogna si può generare un bel po' di contenuti, farli comunque con le nostre subscription, si hanno tanti crediti da poter usare mensilmente. È un po' un trial and error con le immagini, no Max? Sì, sì, è un provare a più non posso. Ecco, un bel treno ci ha fatto. Vabbè. Non ha preso in input l'hamburger, anzi, tutt'altro ha generato. Perché ha preso come dipinto Van Gogh come stile, sì, dovevo mettere prima. Va bene, quello comunque è il senso che si possono girare tantissime cose differenti e bisogna semplicemente testare, la creatività è semplicemente il limite su questa roba qui. Poi potrebbe essere questo input che ci ha dato, questo output che ci ha dato potrebbe esserci d'aiuto per fare altro, non per forza che sia, per sempre è sbagliato completamente, quello è il senso. Va bene. Eleonora? Se vuoi noi ci siamo, se qualcuno vuole fare delle domande, siamo qua disponibili, insomma. Per poter eccomi parlare. Qui, sono tornata. Facciamo che torniamo tutti insieme, così almeno ci sentiamo meno soli. Brava. Intanto grazie, super interessante e non vedo l'ora di provarlo, sono sicura che ci sarà molto utile, ho un paio già di persone del nostro team marketing che sono molto curiose di capire come possono effettivamente avere l'opportunità di mettere le mani sul vostro tool. Ci sono un paio di domande in chat, magari ve le leggo, non so se prima Ale volevi fare un cappello a chiusura oppure esatto andiamo con le domande, dimmi tu. Oh, guarda, sono velocissima perché vedo che il tempo stringe, comunque volevo ringraziare tutti per essere stati qui con noi oggi e se vi è venuta un po' di curiosità poi condivideremo con tutta la community due codici sconto che potete utilizzare per acquistare un abbonamento annuale, oltre al fatto che in realtà avete anche una settimana di prova gratuita. Quindi, e l'altra cosa che poi vi comunicheremo anche uno di noi come riferimento per avere un ulteriore, diciamo, supporto nell'approcciare lo strumento che, come abbiamo visto, è semplice nel momento in cui ti ci metti e fai un po' di test and learn. E, nulla, questo per, insomma, per ringraziarvi e spero che sia stato interessante. Grazie Ale. Allora, Sara ci chiede, se ho una startup e devo creare io contenuti ma non sono un copy, quindi non sono quella persona che è adibita alla creazione di contenuti, quanto effettivamente posso farlo di qualità? Quindi quanto content mi può aiutare in questo facendo poi del contenuto di qualità? Chi vuole rispondere? Chi vuole rispondere? Max, hai parlato? Vai tu. No! Ma per me si possono fare dei contenuti molto interessanti in diverse nicchie, sicuramente dipende di quale nicchia sta parlando la sua startup. Naturalmente lei avrà delle conoscenze da poter fornire all'intelligenza artificiale in fase di prompting, e quello è fondamentale. Fornendo determinati tips, determinate keywords, si può riuscire ad avere contenuti per indicizzarsi su determinate cose, ma si può usarlo, noi parliamo di SEO friendly, ma si può usare per fare una strategia LinkedIn per personal branding, per poter parlare di determinati argomenti, cioè si può usare per tanti tipi di cose per una startup. Adesso si parla molto del one man, one woman startup, perché l'intelligenza artificiale ti può dare una mano su tutto, a farti il tuo sito front end,
a farti gli script per YouTube, ci si può fare di tutto, anche con Contest si può fare. Quindi si può fare veramente tantissime cose, bisogna solamente metterci testa e perdere tempo. Pensare che sia una scorciatoia, no, bisogna comunque farsi il mazzo e starci dentro, quello sicuramente. Interessante, su questo ti faccio io una domanda a questo punto. Quanto secondo te ci vuole mettere nel momento in cui apri Contents, comunque apri la piattaforma, quanto tempo ci vuole a fare amicizia con la piattaforma, quindi essere abbastanza indipendente dall'utilizzo, comunque più veloce? Guarda, io ho avuto dei che clienti mi sembra che... molto user friendly, no? Sì. L'ho visto anche dalla demo. Ho avuto dei clienti che ci hanno messo pochissimo, ci hanno fatto anche raffronti con altri competitor, mi hanno detto no, io preferisco voi, soprattutto perché dovevano scrivere in italiano e c'è il lavoro di Anna e di Francesco Olivucci, che voglio citare pure lui, dietro per far scrivere meglio in italiano rispetto ad altri competitor. Quindi comunque la piattaforma è un po', bisogna smanettarci, io sono uno smanettone, quindi non sono loser, mi dice sempre il mio UX UI, e quindi non saprei risponderti a questa domanda. Ci si può mettere poco, ma tanto, dipende da... No, però no, te lo chiedevo perché mi sembra veramente super user-friendly, quindi io da user, che non sono una smanettona per niente, da questo punto di vista mi sembrava guarda, noi abbiamo cambiato, io sono da 2 anni con Stefano in Contents, abbiamo cambiato, questo è il terzo sito che facciamo, deve essere, cioè siamo in continuo cambiamento e miglioramento, questo che vedete è stato rilasciato da pochissimo, quindi ci sono ancora molti miglioramenti lato engagement dell'utente sulla piattaforma, ci sono tante cose che bisogna fare, siamo un po' più nerd che visivi in questo momento, secondo me. Vabbè, ci sta, ci vuole giusto mezzo su questa, sono una grande fan. Federica invece chiede, avete in mente di provare altri tipi di contenuti oltre alla parte di video e di copy? Di generazione di altro tipo di contenuto? Ma allora, in piattaforma attualmente quello che si può creare in prevalenza sono contenuti testuali, quello è sicuramente il core. Poi abbiamo citato quel tool di conversione da contenuto testuale a traccia audio, che magari può essere utile. Ora lo fanno molto spesso, insomma, tutte le testate giornalistiche online hanno la possibilità di ascoltare il potenziale contenuto con una traccia audio. Quello può essere un modo per dare una maniera alternativa per far sì che l'utente possa soffrire del contenuto. Poi ci sono le immagini e le traduzioni, che però comunque attingono la sfera dei contenuti testuali, quindi allo stato sono prevalentemente queste. Non ho capito se intende se si possono creare anche video o comunque script per video nell'immediato futuro. Video, la tecnologia adesso è ancora un po' acerba, anche se gli avanzamenti sono veramente strepitosi, quindi noi abbiamo sicuramente in pipeline l'adozione anche di un tool text to video. Però ecco, fino a quando i risultati non ci garantiranno uno standard qualitativo di un certo tipo, non l'adotteremo, diciamo. Okay. No, in questo momento è solamente filtro rispetto a un video già generato, invece no, noi abbiamo proprio la generazione completa. È uscito un meme di Will Smith che mangiava la pasta, non so se l'avete visto, con la scritta di Shutterstock sotto. Quello è l'esempio che, cioè, è molto carino, secondo me, partendo scritto... fare quel video lì, però, cioè, non è niente di qualitativamente, cioè, veramente brutto. Però è interessante, perché la tecnologia, cioè, negli ultimi 6 mesi è cambiato tutto quanto. Cioè, in 6 mesi cambia il mondo nell'IA. Esatto, quindi cioè, ci aspettiamo nei prossimi 6 mesi, chissà che cosa a questo punto. Sì, sì, sì. Possiamo sì, solo rimanere a guardare e stare al pazzo. E, Filippo chiede, cosa cambia rispetto ad altri tool di generazione AI? Domanda provocatoria. Ci sta. No, perché siete più bravi? Sì. Ci sta perché, insomma, c'è un'enorme proliferazione adesso più che mai di questi tool. Allora, il primo fattore di differenziazione fondamentale è quello sulle lingue, cioè l'approccio che abbiamo su tutte le altre lingue. Quindi un approccio non anglocentrico, perché alla fine in inglese è garantito che i risultati siano sempre di qualità elevata. Quando invece si fanno traduzioni automatiche, soprattutto quando il testo di partenza magari ha caratteristiche proprie della lingua di partenza, che sono difficilmente traducibili da un tool di traduzione automatica,
nascono vari problemi, cioè molto spesso il contenuto risulta essere meccanico e ci sono determinate strutture che non corrispondono affatto rispetto a quello che accade con la lingua di destinazione. Quindi avere questo approccio nativo è assolutamente un game changer, perché fa sì che la supervisione del contenuto a livello linguistico, perché il fact checking è comunque fondamentale, sia comunque inferiore, cioè o comunque minima o non esistente in alcuni casi. Il secondo elemento di differenziazione è il fatto che noi abbiamo pensato alla piattaforma come un unico portale di accesso dove un team di marketing di un'azienda può gestire tutto il ciclo di vita dei contenuti, senza avere la necessità magari di attivare una subscription per chi si occupa di fare la conversione da testo audio, chi si occupa di creare immagini con le AI, chi si occupa di offrire un tool di traduzione. Quindi hai tutto in un unico, in un'unica piattaforma, che è la nostra, e gestisci tutto da lì. Quindi questa è l'idea. Poi comunque la piattaforma adesso era integrata con i principali CMS, quindi WordPress, Shopify, Magento, per far sì che poi anche il processo di delivery dei contenuti su i tool che si utilizzano appunto per la gestione e la distribuzione sia più automatico e immediato. Wow. Grazie, grazie Stefano. E, Pietro invece chiede all'articolo: avete un template in cui per noi utenti sia possibile decidere la lunghezza di testi liberamente, senza un numero preassegnato da scegliere con un menu drop down? Dunque, dipende un po' dai template, cioè su AI Writer c'è la possibilità di appunto scegliere una lunghezza predefinita, sugli altri la lunghezza è variabile e dipende un po' dalle informazioni che si inseriscono in fase di input. Guarda, si può usare il tool che non consigliamo, bravo, i chat. Diciamo che i chat... le AI freestyle, quindi la puoi utilizzare anche andare lì a chiedere il numero esatto di parole che vuoi per quello specifico contenuto, però necessita di un po' di expertise a livello di prompt, altrimenti i risultati poi potrebbero essere, ripeto, potrebbero causare frustrazione, perché uno dice non funziona, non è uno standard qualitativamente elevato, ma in realtà tutto dipende dal prompt, quindi come diceva Anna, garbage in, garbage out. Mood di vita a questo punto diventerà. È una cheat incredibile. Sì. E, allora, vedo che al momento non ci sono altre domande, farei così. Ovviamente grazie per il contenuto che ci avete dato, perché è effettivamente anche tecnicamente interessante, anche per chi magari già si occupa di questo mondo, quindi grazie per essere stati qui insieme a noi. Per invece gli spettatori della nostra community riceverete nel pomeriggio anche le slide, quindi ringraziamo anche il team per la possibilità di avere anche le slide con tutta la parte di contenuto, la registrazione dell'evento e poi un paio di informazioni su quelli che sono gli abbonamenti che ovviamente si possono attivare insieme a Contents, un riferimento di una persona a cui potete chiedere, fare un sacco di domande scomode, meno comode, più comode, come volete, nel caso tempestare di domande esattamente quella persona. Io vi ringrazio, intanto vi dico buon appetito, perché intanto si è fatta luna e ci sentiamo presto. Grazie a tutti per essere rimasti connessi e ciao. Grazie. Ciao a tutti. Ciao. Ciao.